PSG lì può intervenire con gli stessi tempi e le stesse raccomandazioni. Sao Paolo, Cidade Limpa, in realtà è il nome di una legge municipale, ma può essere presa a modello come un motto programmatico della città di San Paolo. In realtà la gestione dei residui solidi nella municipalità di San Paolo va insieme al decoro urbano, sono cose che sono indiscendibili per questa città. E, diciamo, perché prendo un esempio dal Brasile? Il Brasile perché è un paese che ha mostrato spesso delle punte di eccellenza, per quanto un po' emarginato, eccellenza della sostenibilità. Mi piace ricordare, anche se non è il tema di oggi, che un primo esempio modello ben riuscito di sostenibilità dei trasporti fu fatto agli inizi degli anni 70 e va sotto il nome di Regia Integrata di Trasporti a Curitiba, ad opera dell'architetto e sindaco Lerna. E, siccome il tempo è poco, la materia è veramente tanta, io cercherò soltanto di dare dei flash per dare un po' l'idea e giungere a delle conclusioni. Ora è importante vedere come il Brasile è riuscito a produrre in un tempo un quadro normativo molto importante per quanto concerne la gestione dei residui solidi e la prevenzione per i cambiamenti climatici. La legge fondamentale dello Stato a livello federale è la legge numero 10.305, entrata in vigore nel 2012, che va sotto il nome di Politica Nazionale di Residuo Solidus, e l'importanza di questa legge è che individua le responsabilità di ciascuno degli attori socio-economici coinvolti, a partire dallo Stato, quindi dalle istituzioni, tra le imprese e i cittadini. I principi guida sono che non bisogna generare rifiuti, cercare di, quando si generano, ridurne la produzione, riutilizzare i materiali, riciclare, trattare, qualora ci sia una frazione di rifiuti, trattarla e sistemarla in maniera adeguata. E impone, diciamo, a tutta la federazione lo sviluppo di piani di gestione dei residui. Abbiamo un piano nazionale dei residui solidi a cui si diciamo, affiancano dei piani di residui solidi a livello di stati, di macro e micro regioni e municipi. Piani di gestione dei rifiuti solidi dei municipi, qualora sono obbligatori per tutti i municipi, ma c'è una deroga per i municipi piccoli che non hanno la capacità economica, tecnica di poter sviluppare da soli un piano del genere, e c'è la possibilità di formare una specie di consorzi e quindi fare dei piani di gestione dei siti solidi intermunicipali. L'obbligo naturalmente anche per tutti coloro che producono i rifiuti, quindi le attività economiche, le imprese e le industrie, e in questo caso abbiamo quello che viene chiamato plano di ceresamiento, residuus solidus, e è importante vedere che se il responsabile dell'impresa addetto alla gestione dei residui non propone nel tempo stabilito dalla legge un piano dettagliato dove c'è un diagnostico, probabilmente si vede il tipo di residuo che viene sviluppato dalle lavorazioni, i rimedi per la destinazione finale del residuo, se non viene sviluppato questo, lui è passibile di pene che non sono solo pecuniarie ma anche detentive. Quindi è fortemente... Inoltre, l'altra legge fondamentale a livello federale dello Stato brasiliano è quella, la legge numero 12.187, che è Politica Nazionale sobre Mudanza del Clima, che è praticamente sui gas nocivi, gas serra, per cui il Brasile si impegna a ridurre le emissioni di CO2. E anche questa legge viene rispettata all'interno dei piani di gestione. Oltre alle leggi, ce ne sono anche altre, queste le principali, per quanto ci interessa, federali,
c'è un'attività legislativa a livello di municipi, io qua non sono tanti, qua porto un esempio particolare che poi ci servirà, che è la legge 15 municipale del 1974, l'Eta Sacolinia Plastica, che è veramente la legge sulle buste. Può sembrare una cosa banale, ma praticamente con l'associazione dei supermercati paulisti si è arrivati a il governo della città di São Paulo ha determinato che possono essere usati solo due tipi di buste quando si fa la spesa, che poi vengono usate per il riciclaggio, cioè la busta che dà il supermercato o è verde per i residui riciclabili o è nera per l'umido, diciamo, che vengono usate una volta dopo aver trasportato diciamo, la spesa a casa. Ora, questo quadro normativo che abbiamo descritto molto rapidamente, non essendo i tempi, in realtà pone il Brasile all'avanguardia nel rispetto ambientale e anche nel trattamento dei residui solidi. Non so quanto ci metterà a implementarlo su tutto il territorio nazionale, però la volontà politica è chiara, è definita. E adesso veniamo a São Paulo, perché quella legge per molti posti del Brasile, questo quadro normativo per molti posti del Brasile è un punto di partenza, ma a San Paolo diciamo un punto d'arrivo. San Paolo ha visto una forte urbanizzazione, qui ho riportato i dati dell'incremento della popolazione nel tempo, ci sono delle decadi in cui la popolazione raddoppia, spinta dal denaro, perché c'era prima l'industria del caffè e poi una forte industrializzazione. Quindi un'urbanizzazione fuori controllo, sono stati cancellati spazi verdi come potete vedere da queste due foto, e la cosa importante è che si è arrivati a una produzione di 20.000 tonnellate di rifiuti al giorno, quindi qualcosa per cui se non si sarebbe potuto risolvere ci sarebbe stata la totale inversione proprio dei rifiuti. Ora, un primato del Brasile e anche della, diciamo, di San Paolo è su quello che è il principe dei materiali riciclabili, che è l'alluminio. L'alluminio, il riciclaggio dell'alluminio, specialmente da loro e da lattine. Le lattine, San Paolo, questo è il dato del 2015, ma diversi anni, sta sempre prima, sono i primi riciclatori di lattine al mondo, a livello nazionale, 98,4%. Il secondo paese che ricicla più lattine è il Giappone, ma va abbastanza indietro. Ora, riciclare l'alluminio, per come viene prodotto l'alluminio, vuol dire produrre alluminio dalle lattine, vuol dire spendere il 5% rispetto all'energia che invece è necessaria partendo dalla bauxite. E di pari passo va la produzione di CO2 che è ridotta al 5% rispetto al processo da minerale, di bauxite. Questo quindi è un risparmio economico, è fortemente economicamente vantaggioso riciclare alluminio e tra l'altro è fortemente rispettoso dell'ambiente, ma per il Brasile produrre vuol dire acquisire crediti di CO2 da vendere poi sul mercato internazionale, quindi quella rivoluzione che ha portato a quell'urbanizzazione selvaggia guidata dal denaro in questo momento sta diventando una rivoluzione verde, per carità guidata anche da nobili sentimenti, ma soprattutto dall'economia. La storia, come ho detto, per San Paolo è parte molto tempo fa, nel 70, con l'Arcano, e poi è stata comunque acquisita da Novelis. La produzione dell'alluminio, diciamo quasi uno sport nazionale con il riciclaggio di alluminio, è diventato così importante che fu istituita una giornata nazionale per il riciclaggio di alluminio. L'altro molto importante materiale che viene riciclato a San Paolo è l'acciaio. L'acciaio riciclato fa risparmiare rispetto alla partenza dei minerali del 67% di energia, di pari passo anche la produzione di CO2. L'acciaio è infinitamente riciclabile, il Brasile in tutto ne ricicla 10 milioni di tonnellate annue, e la cosa però interessante su cui pongo l'attenzione è che la compagnia siderurgica paulista, la Cosipa, ha introdotto una fornace già avanzata, Basic Oxygen Furnace, ha introdotto una tecnologia Co-Jet Technology che praticamente porta all'affinazione dell'acciaio da diverse ore a 45 minuti, incrementando quindi produttività,
costi, ma anche la sicurezza degli operatori. Quindi qua ci troviamo, non una cosa banale, qua ci troviamo di fronte a una meraviglia dell'ingegneria. Quindi ricerca e innovazione. L'altra parte che viene riciclata è importante, abbiamo il vetro però viene riciclato meno rispetto agli altri materiali in Brasile. La cosa interessante che mi ha colpito è che sono riusciti a riciclare anche le lampade fluorescenti, che sono un problema ambientale. Loro con processi, non, ripeto, non banali, di alta tecnologia, riescono a estrarre mercurio che viene usato nell'industria farmaceutica, metallo e poi vetro per ceramiche, utilizzato per ceramiche. Carta e cartoni, il Brasile a livello di cartoni è uno dei più grandi riciclatori di cartone, ricicla il 76% di quello che produce. Anche qui per San Paolo l'esperimento è cominciato negli anni 70, un'unità che adesso lavora 24 ore al giorno, 7 giorni su settimana, e processa 200 tonnellate al giorno di cartone. Cartone che viene di alta qualità, tra l'altro, perché due parti sono di cartone riciclato, una parte viene dalla carta presa dal Tetra Pak, che è una fibra vergine e quindi dà forte resistenza e incrementa le qualità del prodotto finale. Quindi vantaggioso, ripeto vantaggioso. Il vantaggio si vede anche, questi sono i dati della prefettura di San Paolo su quanto stimano dei risparmi di legno e di energia. Una tonnellata di cartone fabbricata da legno ha bisogno di 2 tonnellate di legno, che sono 15 alberi medio alti, utilizza 100.000 litri d'acqua e consuma 7.000 kWh di energia. Con riciclaggio l'acqua viene ridotta a 2.000 litri, l'energia a 2,5.000 kW e quindi questo è fortemente economicamente vantaggioso. Non si tratta solo di ambiente, in più come effetto collaterale benefico e piace la salvaguardia della natura e della biodiversità. Ora ci troviamo veramente a un capolavoro che hanno svolto a San Paolo. E per le esigenze della società moderna noi sviluppiamo materiali compositi sempre più, tra virgolette, perfetti, per cui diventa poi difficile, una volta dismessi, ritornare all'utilizzo alle materie prime componenti. Fino a qualche anno fa, anche a San Paolo, dopo aver separato la carta che andava, come abbiamo già accennato, alla produzione di cartone riciclato, praticamente si usava il misto alluminio plastica per fare questo tipo di tegole, tetti, che venivano usate proprio per gli animali, ma anche per delle case, visto il paese. Però, qualche anno fa un consorzio di 4 imprese che operavano nel settore proprio del riciclaggio, perché è un affare importante, operavano per la gestione del riciclaggio, sono riusciti a risolvere un enigma in cui hanno fallito multinazionali importanti, che è quello proprio della separazione della parte di plastica e di alluminio. Questo signore, che è l'ingegnere chimico, uno che ha fatto parte di questa equipe di ricerca, l'ingegnere chimico Fernando von Zuben, ha detto che praticamente dopo l'introduzione di questo processo il valore del rifiuto Tetra Pak è incrementato al 30%, e in più diceva in questa intervista che loro stavano esportando tecnologia in Germania, cioè la Germania, il modello, stanno esportando. E qua un po' il dettaglio del processo, io vado un po' avanti. Comunque in questo momento loro solo il 20% viene usato per fare tegole e l'80% viene usato per fare praticamente un forno al plasma che sviluppa altissime temperature, il residuo di carta si brucia, la plastica diventa processo finale, si scioglie e diventa un liquido paraffinico, può essere usato per lubrificanti e altre cose, e poi abbiamo ingotti di alluminio puro che vengono riusati poi questa tecnologia potrebbe avere grossi sviluppi anche per altre cose. Torniamo poi al problema che c'era, abbiamo detto che c'era una produzione in mano di rifiuti, però è chiaro che riciclando in questa maniera questi velumi che andiamo poi a vedere, alle discariche andrà molto poco in futuro, quindi il problema di scarica sarà molto molto ridotto, se non è eliminato comunque ridotto veramente a poco. Però in precedenza, quando iniziò il problema,
anche loro usavano moltissimo queste discariche, però venne l'idea di usarle per produrre energia, perché la discarica in questo caso i rifiuti di San Paolo avevano una forte frazione organica, che è quello che arrivava in discarica, nel giro di, con la decomposizione della materia si produceva metano veniva bruciato, mandato in centrale per produzione di energia elettrica, quindi anche qui rifiuto che diventa una fonte forte di ricchezza, perché questa qua è la Banderantes, la discarica di Banderantes, che era praticamente è stata chiusa nel 2000 perché è finita di produrre metano, ma comunque ogni anno ha prodotto energia elettrica a 400.000 persone, quindi di nuovo ritorniamo alla forte vantaggio economico che c'è nell'utilizzare. Ora, nel piano municipale di San Paolo, come previsto anche dalla legge nazionale sui residui solidi, hanno introdotto vari progetti piloti. Uno dei progetti pilota è quello della logistica inversa, su quello che è chiamato il rifiuto tecnologico, loro lo chiamano la e-lish, cioè il rifiuto electronic, computer, frigoriferi, che sono potenzialmente inquinanti, anche quando prodotti anche tossici all'interno, ma sono anche una ricchezza, sono quelli di più grande valore, perché hanno materiali preziosi, nei circuiti c'è oro, argento, quindi hanno un forte valore. E stanno facendo un piano in una sola sottoprefettura, non in tutta la prefettura, l'Escarcimon, in cui praticamente quando finisce, dovremmo stare verso la fine, perché era previsto in 3 anni questo progetto pilota, è previsto che da quando viene dismesso il bene tecnologico, venga riportato, sto semplificando, al negozio, dove ci sono posti contenitori per i vari tipi di materiali, da qui passano a una stazione di stoccaggio, da cui poi vengono mandati ai riciclatori specializzati in questo tipo di, perché ogni vari processi ci sono varie imprese che lavorano in questo processo. Io di compost, quando abbiamo parlato di energia, mi sono dimenticato della discarica di Banderantes e di energia. Mi sono dimenticato di dire che comunque il nuovo piano municipale di gestione dei residui solidi prevede da qui a 20 anni, perché è ventennale, che la frazione di organica sarà d'ora in poi usata soltanto per produzione di compost, poi vediamo anche perché, e per lo sviluppo di energia, ma non più in questa maniera della discarica con strato in polietileno permeabile, ma con biodigestori anaerobici. Quando sarà effettuato questo, San Paolo sarà a livello di Copenaghen, della Germania e della Liberia. Forte innovazione tecnologica, beneficio economico. Però di compost, oltre a quello, non hanno parlato, sembra strano, perché purtroppo uno degli esperimenti che hanno avuto, abbiamo parlato dell'avventura dell'alluminio, dell'acciaio negli anni 70, comunque è partito tutto, anche la carta. Il compost è stata una tragedia, perché in questa località di San Paolo, dove c'era acciaierie, fertilizzanti, abbiamo detto uno dei volani dello sviluppo di San Paolo è stata l'industrializzazione, venivano prodotti dei fertilizzanti con compost, ma erano tossico però, perché buttavano tutto, cioè anche le pile, i materiali, per cui la gente era terrorizzata. Quando hanno parlato di compost di nuovo alla municipale di San Paolo, erano terrorizzati, ricordando la cosa. Tra l'altro, sottolineo che siccome il governo di San Paolo capisce che senza il cittadino non può portare avanti un progetto del genere, senza la cooperazione del cittadino, stanno facendo una forte informazione ambientale, formazione. E questo compost verrà usato sia per zone rurali, in particolare zone rurali anche per invertire, San Paolo è tutta l'area che è immensa, in modo tale da produrre prodotti chilometri zero, quindi meno costo per il trasporto, meno quindi produzione di CO2, e poi per il verde pubblico, perché si stanno riprogrammando della città. Questi sono i dati dell'imboschimento proprio sulla città, sugli alberi, perché c'è un'altra legge molto importante che viene ad affiancarsi per il decoro, che sono le leggi sulle aree di preservazione urbane permanenti, per aree, parchi urbani, aree verde, per cui ci vediamo una città che è diventata tutto cemento, che sta ritornando fortemente verde. E
naturalmente gli organi istituzionali preposti a questo utilizzeranno il compost che proviene dai rifiuti, la frazione organica della città. Quindi un forte risparmio economico, e poi c'è da sottolineare che i fertilizzanti oggi sono fatti con fosforo che non è rinnovabile. In questa maniera si evita di esaurire fonti per i fertilizzanti. Qua un quadro della raccolta differenziata come viene fatta, ci sono l'operazione, questa l'opera Sauca da Bavuglio, è fatta per i volumi grossi, questo dovrebbe essere implementato anche a Roma, insomma, viene fatto, i rifiuti come mobili vengono prelevati, perché cioè, gettavano i rifiuti. Anche qui, per usa un po' il bastone, il governo, chi getta rifiuti fa commettere reato ambientale, chi getta i grandi rifiuti, pene pecuniarie ma anche detentive. Non ci sono neanche scusanti, perché ci sono poi anche ecopunti dove si possono, oltre la raccolta viene fatta a casa, sono anche ecopunti, sono persone esigenze di liberarsi alcuni rifiuti, e qua ci sono i dati diciamo, su tonnellate di dati. E anche qui sta sviluppando tecnologie particolari. Questo modo di raccolta dei rifiuti, di ecopunti, addirittura prevede che si abbia accesso soltanto chi ha dotato di una carta magnetica, in modo tale che è tracciabile anche il rifiuto, è anche questo sperimentale, ma ripeto, sta facendo innovazione in questa maniera. E questa è una centrale di smistamento, di separazione del rifiuto, perché là viene fatto i rifiuti tutti insieme riciclabili, vengono poi separati. E sarebbe importante anche vedere la logistica, ma non so se tempo, però rapidamente ci sono dei piccoli camion che portano delle centralità di trasbordo, li chiamano centrali di trasbordo, ci sono i camion compattatori, questo che fa sì che si consumi poco combustibile, quindi risparmio economico, e perché i camion non viaggiano mai vuoti, c'è una diffusione capillare di raccolta, anche lì è molto ben studiata, e questi sono, per far capire quello che può essere il vantaggio, sono due centrali di separazione dei rifiuti. Queste sono le quantità in tonnellate di materiale che è stato recuperato, che viene venduto a un mercato molto fiorente a San Paolo, viene venduto alle industrie che poi lo riusano. Quindi si tratta di tonnellate di carta, di cartone, di ferraglia, di plastica, di alluminio, di tetrapack. In breve, qui adesso non so i valori attuali, comunque sono di 12 milioni di reali nel mercato del riciclaggio, che è tantissimo, e per quello del verde, diciamo, del decoro urbano, l'impresa pubblica la chiamano, è sui 26 milioni di reali. Ora, qui c'è un altro fatto per San Paolo, una città, diciamo, che purtroppo sappiamo, favelas, Brasile ha tanti problemi, quello più forte, io non lo vedo come un paese di terzo mondo, di sviluppo, lo vedo un paese che ha dei forti problemi di speculazione sociale, i rifiuti in questo momento, c'è proprio una vera e propria epopea di questi catadores. Quello classico, diciamo, questa persona singola, per brutto vederlo, ma riesce a raccogliere, a fare da tempo, da decenni, una raccolta sua differenziata, riesce a vivere in questa maniera, vendendo poi questo, che è una materia prima dell'industria paulistana, però non è solo questo, è diventato anche questo, cioè cooperative di catadori, che erano gente che non era neanche ignota al governo, non favela, senza lavoro, senza fertilizzazione, si costituisce cooperative, nel piano di gestione delle rifiuti, queste sono molto ben viste dal governo, da anche capannoni, da una certa forma di aiuto, che però non è assistenzialismo puro, perché loro un lavoro lo fanno, hanno degli aiuti sia per farli per l'istruzione, diciamo, l'alfabetizzazione di queste persone. Si calcola che in tutto il Brasile sono 400.000 persone che sono state praticamente estratte dall'anonimato più totale, istruite per il riciclaggio dei rifiuti, che in realtà in un articolo dicevano la benedizione del rifiuto, perché in realtà produce ricchezza. E molte di queste persone, addirittura oltre la metà, riescono a pagarsi la previdenza, quindi diventano cittadini a tutti gli effetti. È così, diciamo, così un'epopea, che addirittura degli artisti, questo è un quadro di un artista che descrive a suo modo quella che è stata l'epopea del catadore. Praticamente, venendo
diciamo, il messaggio, ci sarebbe moltissimo da dire, anche altri materiali che vengono riciclati, questo era per dare, diciamo, un'idea. Noi abbiamo una città che vive in un paese che è ricchissimo di materie prime. Penso una delle scoperte di petrolio più importanti degli ultimi anni l'hanno fatta di fronte a San Paolo. Con tutto che è ricco di materie prime e tutto, trova molto più vantaggioso economicamente, abbiamo brevemente descritto perché, puntare fortemente sul riciclaggio in una città, e quindi trasforma quello che era un problema irrisolvibile, che per me un problema sarebbe stata sommersa San Paolo dai rifiuti, in una fonte di ricchezza, ma non solo una fonte di ricchezza, la trasforma in una fonte di promozione sociale, perché abbiamo, calcolo in Brasile, 1,5 milioni di persone che riesce a vivere grazie a questo, operatori e famiglie, ma non solo, ma fa diventare San Paolo una città dove si sviluppa ricerca, innovazione, know-how, tecnologia, che viene spostata, nel caso dell'alluminio, viene esportata anche nei paesi del primo mondo come la Germania. Quindi diciamo, spero che questa, soltanto il conto è politico, spero che i nostri politici qui presenti sposino una tale gestione che possa trasformare il rifiuto in ricchezza, promozione sociale, innovazione e tecnologia.